Innanzitutto, l'importanza della centrale di continuità assistenziale nasce dall'esigenza di gestire la complessità clinica ospedaliera. I pazienti complessi oggi sono sempre più numerosi alla luce del cambiamento demografico della popolazione e hanno bisogni assistenziali multipli che devono essere assolutamente valutati e presi in carico non solo dall'ospedale ma anche e soprattutto nel territorio. Il passaggio dall'ospedale al territorio è quasi sempre un buco nero, un punto critico nei rapporti della rete di continuità assistenziale ed è necessario intervenire su questi nodi della rete per creare delle relazioni, per creare una continuità di cura al nostro paziente. Quindi il primo obiettivo della centrale di continuità assistenziale è garantire tutto ciò. Come viene fatto? Con dei medici e gli infermieri che lavorano in maniera embricata, valutando il bisogno clinico del paziente e interagendo in maniera costante e continuativa con tutte quelle che sono le opzioni che il territorio offre, contestualizzandole al territorio del paziente, perché poi c'è anche il mondo del fuori regione dove c'è un'eterogeneità non solo nella regione Lazio ma a livello nazionale estremamente significativa, che vincola i rapporti di continuità di cura. Ecco che ciò ha consentito oggi di ottimizzare le risorse disponibili e di ridurre tra l'altro le giornate di degenza, quando i costi di una giornata di degenza ospedaliera sono molto alti, ma soprattutto al di là dell'ottimizzazione dei costi, il vero risultato è stato garantire al paziente una dimissione di qualità, una presa in carico costante e continuativa, garantire le cure.